squadra. Perché ci sono tante cose da dire rispetto all'esperienza che state facendo, a partire dalle cose molto puntuali che ha detto Mara, che bisogna certamente porre al centro della campagna elettorale. Perché questa campagna elettorale, qui in Liguria, ha un suo senso generale anche, no? Perché in qualche modo il candidato della destra, io cesserei di parlare di centrodestra, francamente, non vedo dove stia sto centro. In Italia c'è un centro-sinistra molto confuso, peraltro, ma che possiamo dire centro-sinistra, ma non c'è un centro-destra, ormai l'egemonia totale all'interno di quell'area è stata presa dalla destra-destra, che tale è, tale si dichiara, quindi non è che facciamo dilazioni. E quindi ha un risvolto importante, perché il candidato presidente della destra in Liguria ha un rilievo nazionale, non c'è dubbio alcuno. Cioè l'è conquistato anche con mosse intelligenti, ha un rilievo nazionale. E dunque è giusto impostare anche la campagna elettorale qui sulle questioni europee, sulle questioni più generali che Lara ha toccato con precisione e competenza, competenza che di solito non si sente molto quando si fanno campagne elettorali. Ma non c'è niente da stupirsi in quello che ha detto rispetto al rapporto tra Liguria, questa presidenza e l'Europa. Come potrebbe essere altrimenti? Totti è esponente di una forza politica che ha combattuto contro l'Europa, è strana all'Europa. Dopodiché si sono accomodati, dopodiché hanno fatto un buon viso a cattiva sorte, quello che si vuole, dopo il tentativo della spallata populista nazionalista alle ultime elezioni europee che gli è andata male, hanno fatto un po' di marcia indietro, si sono accomodati su una trincea di riserva, ma la loro ispirazione non ha nulla a che fare con l'Europa, la loro cultura non ha nulla a che fare con l'Europa, la loro strategia non ha nulla a che fare con l'Europa, cioè non hanno portato alcun contributo alla costruzione di una Europa, di una unità politica europea, ma che dico politica, un'unità anche vera, reale dal punto di vista economico, perché noi non siamo in una situazione in cui diciamo manca l'unità politica. Hai voglia prima di arrivare all'unità politica? Manca qualsiasi convergenza seria in materia sociale, in materia fiscale. Ogni paese va per conto suo su queste materie, ma non parliamo di politica estera. Quindi hai voglia prima di costruire una unità politica? E Totti è rappresentante di forze in Italia, rappresentanti in Italia di forze più generali europee, che questa costruzione l'hanno ostacolata in tutti i modi. Ora si tacciono un po', perché anche per ragioni evidenti, perché dobbiamo appunto prenderci i soldini dall'Europa, il recovery fund, eccetera, eccetera, non sono talmente irresponsabili da pensare in questa situazione di poter fare a meno dell'Europa, quindi hanno cessato di fare i nazionalisti, hanno cessato di fare i sovranisti, ma è ipocrisia pura, perché l'hanno fatto fino all'altro ieri, hanno cessato di farlo per il Covid. Quindi di cosa ci stupiamo? Ma su queste cose bisogna fare leva, bisogna dirle queste cose. Non si può essere generosi su queste questioni, perché appunto il rapporto con l'Europa è essenziale anche per le nostre regioni e per le nostre città. Soprattutto in una fase come questa, in cui i fondi che dobbiamo recuperare dall'Europa sono essenzialissimi, non possiamo sognarcela di uscire da questa crisi se non adopereremo bene i soldi europei. Bene, e allora Totti ci deve dire, come gli altri presidenti di regione, che siano di destra, di sinistra, di centro, ci devono dire che cosa, come intendono far contare le loro regioni all'interno di quelli che saranno i fondi che vengono ai loro paesi per la ricostruzione. Che cosa intendono fare? Che cosa chiede Totti che
il ruolo che la Liguria deve avere all'interno dei fondi che avrà l'Italia, che cosa intende fare, che cosa intende chiedere, quali opere intende finanziare con quei soldi, aprendo anche una trattativa con il governo nazionale. Queste sono questioni essenziali su cui bisogna insistere, secondo me, in campagna elettorale. Questioni essenziali, perché i fondi necessari per opere di ricostruzione, eccetera, verranno sostanzialmente dall'Europa o dai debiti che l'Europa ci consentirà di fare. Perché alcuni sono fondi che ci darà così, come sapete, ma altri ci consente di indebitarci senza uscire dal contesto che questo è. Ma saranno debiti, quindi quei fondi, quei 200 miliardi, quello che è, come li spenderà l'Italia? Ma l'Italia è un concetto astratto, come li spenderanno le diverse regioni? Che cosa intendono fare con quei soldi? Che cosa intendono chiedere di fare con quei denari? E in Liguria, che frequento, come Mario ha ricordato, per una ventina d'anni, con una certa intensità, e ho avuto anche il piacere di essere votato da alcuni di voi forse 20 anni fa per il Parlamento europeo, di cose da fare mi pare che ce ne siano parecchie, ma parecchie. Ora non è responsabilità solo di Totti, ma io ritengo che la situazione infrastrutturale di questa regione sia qualcosa che sia scandaloso. Cioè, per carità, non sarà colpa di Totti, sarà colpa di una storia, eccetera, eccetera, ma insomma, che ci sia una ferrovia Milano-Genova di questo tipo è qualcosa che non è ammissibile in una città che ha un porto come quello di Genova e una forza e un rilievo economico come la Liguria, no? E lo stesso vale per le infrastrutture stradali, eccetera, eccetera, ma è soltanto il ponte, no? Sono tanti ponti, sono tante le strade che meritano di essere revisionate in questa regione. Quindi che cosa chiede Totti? Quali sono gli interventi che Totti chiede? A chi? All'Europa, perché non c'ha altro interlocutore. Il governo nazionale, ma il governo nazionale i fondi per la ricostruzione li attingerà dall'Europa. Quindi tutte le cose che ha detto Lara, io credo che dovete metterle al centro della che Sansa dovrà insistere su questo, come certamente avrà già fatto, perché sono questioni importanti che smascherano una debolezza sostanziale del candidato Totti, insomma, è una debolezza essenziale. Totti, tu vuoi far svolgere alla Liguria un ruolo europeo, sì, bene, con chi? Con Fratelli d'Italia, Casa Pound, interessante. Spiegaci come, spiegaci la coerenza di questa tua collocazione politica con la tua prospettiva europea. Chiediamoglielo, la tua prospettiva europea, Totti, la tua prospettiva europea, bene, e allora spiegaci dov'è la coerenza per questa tua prospettiva e la coalizione in cui ti collochi. Interessante, una domanda. Sarebbe la prima domanda che in un confronto pubblico io gli porrei in modo molto calmo. Mi interessa, non è retorico, mi interessa sapere, no? Perché potrebbe essere positivo, tu potresti fare un ruolo, come dire, di educatore, no? Dei Salvini, dei Meloni, potresti essere il suo maestro di europeismo, no? Perché no? Questa è una questione interessante, ma permettetemi di dire, perché poi so che tu hai poco tempo, quindi non voglio portartene via, due o tre cose su come vedo io, insomma, queste elezioni in generale e in Liguria in particolare. Ma in Liguria in particolare, non parliamo di tempo in generale, io non credo che avranno grandi conseguenze sul governo, eccetera, eccetera, comunque vanno, a meno di catastrofi in Toscana, eccetera. Ma
qui ci sono alcune peculiarità che vanno sottolineate e bisognerebbe sforzarsi di sottolinearle in positivo, no? È l'unica regione in cui intorno a un candidato nuovo, non nel senso del nuovismo, delle rottamazioni, tutte queste palle che hanno impestato la situazione politica e sono state una delle concause dei disastri del centro-sinistra negli ultimi anni. Una persona preparata che senza nuovismi e senza rottamazioni certamente segue una discontinuità rispetto ad una gestione precedente dell'area complessiva del centro-sinistra che non do giudizio a nessuno, ma insomma un po' fallimentare lo è stato, no? Non so. Quindi bisognerà pure riconoscere le cose come stanno, ci nascondiamo dietro un dito. Quindi sarebbe stato assurdo, diciamo, un candidato diverso. Doveva essere un candidato che segnava senza retoriche, rottamanti, eccetera, eccetera, che segnava la discontinuità. Che intorno a una candidatura di questo genere si siano ritrovati in Liguria anche 5 Stelle è positivo. È positivo. Voi sapete che il sottoscritto, il giorno dopo le elezioni politiche ultime, scongiurò chi di dovere di cercare di sedersi intorno a un tavolo con i 5 Stelle e vedere se era possibile fare un programma comune, perché se mi sembrava molto più logico, escludendo di tornare a votare il giorno dopo, molto più logico cercare un'intesa tra PD e 5 Stelle che non lasciare che 5 Stelle andasse a finire con la Lega, regalandoci quell'anno di tormento, di sciagure, anche culturali, anche etiche, anche di immagine, che ci siamo dovuti sorbire. No, non ce ne siamo dimenticati, spero, no? Delle navi al largo che non erano attraccate, la gente lì che si ammalava, spettacoli culturalmente atroci, dico culturalmente dal punto di vista umano. Quindi potevamo evitarcelo forse, no? E potevamo avviare una esperienza di governo maturando via via punti di convergenza, punti di contatto, bene, meglio, molto meglio di come abbiamo iniziato con il governo Conte, dove praticamente l'alleanza, la convergenza con i 5 Stelle è avvenuta soltanto per negativo, per mandare a casa Salvini. Sacrosantamente bene hanno fatto, come ho sempre detto. Però certamente il motivo era quello, altri motivi, altre ragioni, nessuno le ha viste, quella era. Ora che in una regione importante come questa ci sia stata la convergenza su una candidatura che ha carattere, che ho detto, con i 5 Stelle, può essere un esperimento importante, un piccolo laboratorio a livello nazionale, un'indicazione. Volete continuare questa esperienza di governo, PD e 5 Stelle? Intendete continuarla? Non la continuerete mica soltanto per gestire l'uso delle mascherine, no? Speriamo che la continuiate anche per l'Europa, per le politiche europee, per progetti riguardanti la ricostruzione che siano davvero efficaci, perché badate che tra qualche mese viene l'Europa e ci fa gli esami su quei soldi che ci ha dato. Non è che se noi i soldi li spendiamo soltanto per andare avanti all'infinito con le casse integrazione, eccetera, l'Europa dirà bene, bravi lo stesso. Manco per niente. Può giungere a toglierteli anche e a metterti nei pasticci all'infinito. Quindi i programmi sono essenziali, questi programmi, non sono optional. Quindi che qui su queste questioni si avvii un'intesa con i 5 Stelle, per quanto probabilmente non, può darsi che non dia, speriamo di sì, ma può darsi che non, ma non è questo tanto importante, adesso faccio un ragionamento politico generale. Ecco, c'è un segnale che mi auguro che a livello nazionale venga ripreso, perché è l'unica regione dove questo è avvenuto. E probabilmente è avvenuto in questa regione proprio perché c'è un candidato come Sanz. Ricordo di essere stato collega di suo padre, un sindaco, credo che tutti a Genova ricordino con affetto e con amore.
ed era quella stagione un po' particolare in cui sembrava che autonomie locali, eccetera, eccetera, dovessero assumere un grande ruolo all'interno di un disegno federalista, ma hai voglia. Adesso questi grandi disegni di riforma federalista hanno partorito, no? Con tutto il rispetto agli amici dei 5 Stelle, questa grande riforma della riduzione del numero dei deputati, straordinaria riforma, no? Non tocchi il Parlamento, non tocchi. A me va benissimo che i parlamentari siano di meno, non è questa la questione. Cosa vuol dire? Ma 30 anni di discorsi sulle autonomie, sul federalismo, partorismo con questi miserabili topolini, è da vergognarsi. È da vergognarsi. Ma dove siamo? Ma com'è possibile, cavolo? Questa è veramente una riflessione critica, autocritica che tutti qui del centro-sinistra, eccetera, dovrebbero farsi, me per primo. Ma com'è possibile che una storia come quella del federalismo italiano, nel dibattito, delle discussioni, anche dall'altra parte, anche da parte della Lega, sia giunta a queste miserie, di discutere della Camera dei Deputati, di un Parlamento in base a quanto risparmia. È una cosa che veramente fa una certa vergogna parlare. Dico, ma certo, riduciamo il numero dei deputati, ma rivedendo completamente l'assetto del Parlamento, eliminando il Senato, eliminando il bicameralismo, ricostruendo il rapporto con le regioni. Quindi, comunque, detto tutto questo, positivo segnale, questo segnale che si è realizzato intorno a questo candidato. Questo è il primo aspetto, ritengo, molto importante. Insieme a questo c'è uno del tutto negativo, che io non, mi sento, non posso tacere, insomma, e che riguarda il centro-sinistra nel suo insieme. Com'è possibile, appunto, che uno che è stato Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico in una regione come la Liguria, con un candidato come Sans, inventi una lista sua e una candidatura sua in modo da indebolire ulteriormente la coalizione guidata da Sans medesimo? Com'è possibile? Qual è il senso politico di questa cosa? Qual è il senso politico di questa cosa? Per cui Renzi fa una lista sua in regioni come questa, dove qualche margine di possibilità anche di vittoria esiste, e regioni come il Veneto, anche lì si è presentato con una lista sua. Malgrado anche nel Veneto sia un candidato buono, molto buono, perché il candidato che ha permesso un mezzo miracolo qualche tempo fa a Padova, dove si è strappato il comune alla Lega, grazie a qualcosa di molto simile a quello che tu hai realizzato qui, riuscendo a coordinare un po' tutti e anche prendere gran parte dei voti di 5 Stelle e vincere la Lega a Padova, strappare un comune a Padova alla Lega, piccolo miracolo, il candidato alle regionali, e Renzi va per conto suo. Eh no, questo bisogna dirlo con grande pacatezza, ma a tutti gli elettori, saranno pochi, saranno pochissimi, ma non possono votare questa lista. Che senso ha rompere una coalizione di questo genere? Che senso ha andare per conto suo in questa situazione? Nessuno. Anzi, peggio, le eterne questioni, le eterne diatribe che hanno rovinato la sinistra e il centro-sinistra in Italia. No? Che hanno mandato a casa due volte Prodi, regalando per due volte il governo a Berlusconi, eccetera, eccetera, eccetera. La storia infinita dei suicidi della sinistra e del centro-sinistra italiana.
si ripete ancora, si ripete in questa situazione ancora. Quindi bisogna fare uno sforzo, appunto, uno, per davvero recuperare tutti i voti di 5 Stelle, che anche loro sono esplosi, mi pare di capire, no? E sottolineato l'importanza di questo esperimento, tra virgolette, anche per il governo, perché quello che tengono certamente spasmodicamente i 5 Stelle è il governo. Quindi rafforzamento di intese di questo genere a livello locale rafforza anche il governo. E quello che è certo è che i 5 Stelle sono abbracciati a questo governo, perché una volta che questo governo cade, probabilmente la loro avventura, se non è finita, quasi. Quindi rafforzare questo esperimento, quindi queste altre listarelle provenienti dai 5 Stelle, beh, recuperiamoli, facciamo di tutto perché capiscano che non è il caso di disperdere voti. È lo stesso ragionamento per Renzi. Io credo che si fa questo sforzo, che è un ragionamento politico, il risultato di Sansa possa essere un risultato ancora più positivo di quello che certamente sarà. Ma voglio chiudere dicendo un'altra cosa da te, Ferruccio, un'altra cosa. Cioè, l'obiettivo è certo, una campagna elettorale non si fa per vincere, certo. È un'impresa praticamente impossibile, ma la si fa. Con quell'obiettivo. E da qui tutto il ragionamento che ho cercato di fare, eccetera, eccetera. Ma non sia di nuovo, questa è la ragione per cui sono venuto volentieri, per l'affetto per Mario, eccetera, eccetera, per tuo padre, ma che non sia l'ennesima volta che io ne ho vissute tante, anche a Milano recentemente, qui c'è un candidato buono che fa la sua campagna elettorale bene, va in consiglio regionale e poi fine. Questa deve essere per sé una scelta politica. Andrai bene, è inutile che ci arrabbiamo, è una situazione difficile, tutta è in monta, il risultato sarà positivo, se vinci ti santificheranno, ma non è questo il punto. Il punto è che tu qui ti impegni a fare in modo che Liguria si ricostruisca un centro-sinistra decente. Attraverso la tua lista, attraverso le tue cose, attraverso il rapporto positivo sempre, niente retoriche, io un uomo, io un parlatore, tutte queste puttane. Ma certamente segnando i punti di necessaria discontinuità, ti impegni dal posto che avrai comunque in consiglio regionale, perché comunque in consiglio regionale sarai il punto di riferimento della coalizione di centrosinistra, di ricostruire un tessuto di rapporti politici, non di conflitto tra capi e capelli, ma di rapporti politici, non di conflitto tra pseudodirigenti. Perché non puoi fare politica diversamente, non puoi fare politica diversamente. Fai cattiva burocrazia, fai sistema, costruisci degli organismi elettorali, elettoralistici, che si muovono soltanto quando appunto ci sono le elezioni, altrimenti, senza un tessuto culturale, politico, ideale in qualche modo, non puoi fare politica, non puoi creare quelle simpatie, no? Che vuol dire in tutti i significati del termine, no? Simpatia vuol dire anche di capacità di, quando ci sono le difficoltà, di star male insieme, non soltanto di fare le feste insieme, questo significa. E credo che tu ne sia capace, no? Perché tuo padre faceva così, no? Mi ricordo che faceva così, che quando era a Genova si sentiva questo, che era uno che faceva il punto di riferimento, senza appartenere agli uni o agli altri, ma era appunto reale di riferimento
di quelli che l'avevano votato e sapeva orientarli, no? Noi il capo, il retorico, il capo che dobbiamo appunto, che siamo stati subalterni a questa retorica, a questa deriva culturale, a una ricerca continua di chi è il capo, di chi è il candidato, ma che il candidato è tanto più candidato quanto più può essere capo, no? Il dirigente politico è quello che coordina, che fa cooperare, è quello che sa orientare all'interno di una coalizione dove le distinzioni, le differenze possono essere un valore se c'è questo spirito e se c'è chi sa appunto coordinare e far cooperare. Questo deve essere l'impegno. Oggi in Liguria io credo ci sono tutte le condizioni, visto le liste che ti appoggiano, perché tu possa proprio impegnarti in questo. E allora se non vincerai questa volta, si vincerà la volta dopo. Mettiamolo di inseguire elezioni con questo affanno, perché la ricostruzione del centro-sinistra sarà un lavoro lungo, perché i disastri che abbiamo combinato sono tanti. Non è possibile rimediare il 2004, non illudiamoci, non è possibile rimediare il 2004 trovando il segretario nuovo, il capo nuovo, eccetera. Non è così. Sarà un lavoro lungo, un lavoro che deve svolgersi attraverso convegni, attraverso congressi, attraverso lavorazione, attraverso l'individuazione di personalità anche nuove come la tua, eccetera, eccetera. Personalità che poi restano nella lotta politica, restano dentro, sono i candidati di un giorno, ma sono i responsabili di questo processo, assumono la responsabilità di questo processo rifondativo. Ecco, se le elezioni di Liguria avranno questo senso, andranno in questa direzione, il risultato poi alla fine di queste specifiche elezioni sarà sì importante, ma niente affatto decisivo. In questo spirito io credo che tu debba muoverti, ma sono certo che è quello che tu condividi, e quindi concludo facendoti tantissimi auguri. Sono troppo contento che sia venuto con noi, e da stasera ti ha aperto delle strade in discesa. Vai! Innanzitutto devo dire che essere candidato e fare una campagna elettorale è una cosa che ti dà tantissimi privilegi e doni, quello di incontrare le persone, di ascoltare, di vedere la tua regione come non l'hai mai vista prima, e anche il privilegio che una persona come Cacciari addirittura venga a Genova anche per me, non l'avrei detto. Il peccato è che è talmente un turbine di avvenimenti, di parole, di scambi, di spostamenti, che non riesce a cogliere fino in fondo queste occasioni, e dici io viene a Genova a Cacciari, potrei passare con lui qualche ora parlando, e invece poi si scappa, si cambia, si riescono a scambiare poche parole. Resta da parte mia la grande gratitudine per il fatto che è venuto, e io vorrei anche, mi piacerebbe seguire il suo esempio di amministrazione. Lui ha avuto questa sorte, io sono stato tante volte a Venezia come giornalista, mi dicevano sempre, vede, lui è una persona colta che ha saputo amministrare, una persona che aveva un'impronta ideale e ha saputo amministrare, come se le due cose non potessero o fosse strano che stessero insieme, mentre invece io credo che siano uno la garanzia dell'altra, la cultura, uno stampo ideale, l'impronta ideale forte e la capacità di amministrare le cose concrete. Io mi ero preparato un discorso sull'Europa, poi è stato un tale turbine di idee Cacciari che adesso cambierò completamente le cose che volevo dire, magari mi riaggancerò alla fine. Parlava
Cacciari della stagione dei sindaci, è una stagione di grande entusiasmo, è una stagione di entusiasmo non soltanto in Italia. Mi ricordano gli anni in cui ci si trovava in Piazza del Duomo a Milano a urlare viva Gorbaciov, perché era arrivato Gorbaciov, e dopo 2 o 3 anni poi c'è stata la stagione dei sindaci. Penso come invece per certi aspetti è più cupa questa stagione che abbiamo adesso. È cupa perché c'è una destra che sa costruire consenso, purtroppo, ma lo sa costruire sulla rabbia piuttosto che sull'entusiasmo, sul desiderio di unire. Lo sa costruire su una rabbia che è priva completamente di proposta. Penso che è più difficile perché anche nel centro-sinistra, ci chiamiamolo così, ci sono figure come Renzi che si candidano con lo scopo precipuo di far perdere i suoi alleati di governo. Perché Renzi, qui in Liguria, nonostante la prima persona che mi abbia chiesto di candidarmi, Raffaella Paita, che è la sua ambasciatrice qua in Liguria, è di fatto, non solo, manca solo il sigillo, ma è un alleato di Toti. È qui con lo scopo preciso di conservare quella classe dirigente che noi vogliamo cambiare. Loro due sono perfettamente alleati, infatti le persone che sostenevano la Paita in un certo ambiente anche economico-finanziario sono le stesse che sostengono Toti. Quelli che finanziavano la Paita finanziano Toti. E questo vale anche a livello nazionale, io credo, perché Renzi si era appoggiato e voleva godere di quell'appoggio, di quell'ambiente economico-finanziario di cui aveva goduto anche il centrodestra. È un'esperienza assolutamente speculare. Ecco, allora, questo potrebbe preludere un quadro abbastanza tetro. È vero, come dice Cacciari, che centrosinistra e 5 Stelle, diciamo, in questo momento non godono di una salute straordinaria. Eppure io credo che la nostra occasione nasca proprio da questo. Non dico dalla debolezza dei partiti che ci sostengono, ma da una certa fragilità sì. È, per me come candidato, è stato un elemento che mi ha aiutato, nel senso che alcune proposte di rottura netta, chiara, con il passato e di coraggio verso il futuro, recuperando le radici di questi due movimenti, partiti, anche degli altri che ci sostengono, dalla sinistra e i Verdi, sono state possibili proprio perché questi partiti, questi movimenti erano in una condizione di fragilità. Allora, pensare alla sanità pubblica, fino a qualche anno fa una parte del centro-sinistra non è che sarebbe stata così favorevole. Invece adesso si dice di nuovo sanità pubblica, che è all'origine dell'anima, della sensibilità del centro-sinistra. Si parla di nuovo di ambiente, finalmente la parola ambiente. Si parla di tanti elementi di uguaglianza, di cura degli ultimi, come base di questa esperienza. E anche si lascia carta bianca a chi vuole voltare completamente pagina. Questo per me è stato un grandissimo aiuto, che poi, come dice Cacciari, non condurrà facilmente alla vittoria questo cambiamento di direzione, che ci voglia un grandissimo coraggio da parte di tutti noi, che siamo consapevoli che abbiamo contro delle forze molto organizzate, sedimentate in decenni, questo è ovvio, però l'occasione c'è. Un'altra parola che mi ha colpito molto nel discorso di Cacciari, che è proprio la base, io credo, di tutta questa nostra avventura, la parola responsabilità. Responsabilità, a volte quando mi parlano di responsabilità mi dicono: attento, se perdi la responsabilità sarà tua. La responsabilità, ormai io vedo in Toti in particolare questa sua dote, ovviamente lo dico in senso negativo, di scaricare sugli altri le colpe, non assumersi mai la responsabilità. Secondo me questo è il contrario di quello che dovrebbe fare un leader. Il leader dovrebbe non assumersi troppi meriti, condividerli, ma soprattutto dovrebbe assumersi le responsabilità e le colpe anche. Ma poi responsabilità è una parola che ha un senso profondissimamente positivo, perché se tu hai delle responsabilità hai anche un ruolo e una voce nella vita civile. Io vorrei che tutti noi avessimo delle responsabilità, perché vorrebbe dire che avremmo un ruolo in questa società. Ecco, allora, sarà una battaglia difficilissima. Sono quasi grato a Cacciari di averlo detto, perché così
diciamo, se dovesse succedere che non arriva il risultato che speriamo, potrò dire si sapeva già. Però io sono ancora decisamente possibilista. Perché? Perché qui, e dobbiamo cercare di farlo capire, guardate, c'è quel passo del Vangelo di Luca che dice sforza ogni nervo per passare dalla porta stretta. Io in questi giorni, ma non solo io, tante persone che mi aiutano, abbiamo già consumato i nervi e siamo arrivati alle ossa dalla fatica, direi, perché veramente siamo esausti. Però, ecco, stiamo cercando non dimenticare i voti, non dimenticare i voti, e non c'è di quanto fico secco dimenticare i voti, soprattutto tra i giovani, ma di convincere, perché convincere può essere l'unica chiave per vincere queste elezioni, vincere e convincere se somigliano pure, c'è qualcosa in comune, ma anche per costruire il dopo. È una vicenda questa di questa elezione che va molto oltre me. Tra 15-20 anni nessuno si ricorderà chi era il candidato, chi era il presidente della regione, tantomeno si ricorderà eventuali candidati che non hanno vinto. Invece si dovrà ricordare questa esperienza. È importantissima, perché vi dico, allora, se noi diciamo in questo momento dovete scegliere tra destra e sinistra, chi se ne frega, il punto non è assolutamente questo. Il punto, vi dico quello che ho detto qualche giorno fa ai miei figli, quando comincio ad accorgermi che sono un po' preoccupati del mio, di quello che succederà tra 10 giorni se dovessi perdere. Mi dicono, papà, ma se perdi non ci rimanere male. Io gli dico, guardate, io sono convinto di vincere, ma sul serio sono abbastanza relativamente ottimista, per quanto si debba essere seri. Ho detto, in effetti, per la mia vicenda personale, vincere o perdere è relativamente importante. Come diceva, adesso non voglio esagerare con le citazioni ecclesiastiche e bibliche, però San Paolo diceva, hai fatto la battaglia giusta, e l'importante è quello, facciamo la battaglia giusta. Poi mi sono girato dall'altra parte, era l'ora del bilancio serale prima di andare a dormire, ho detto però qui siamo la regione dove la gente è costretta ad andare a curarsi altrove perché non ci si può curare neanche per il mal di cuore, per i tumori, perché non ci sono ospedali adeguati. È la regione dove moriamo di Covid più di tutte dopo la Lombardia. È la regione dove ci sono dei malati di tumore che prendono il pullman ogni mattina perché non hanno comprato le macchine per la radioterapia. E questo, anche lì, Toti ha dato la colpa a chi lo aveva preceduto. Vergogna. Prenditi le tue responsabilità, perché se vuoi essere un leader, devi prenderti le tue maledette responsabilità. È fondamentale. Basta il giochino di dare la colpa agli altri e di assumersi i meriti. Prenditi le responsabilità. Ecco, allora, dicendo ai miei figli questo, ho detto, per me è davvero la stessa cosa. Ma per noi, non che vinca io, ma che vinca questa idea di Liguria, è completamente diverso. Ripeto, non sono io il punto, perché io per un caso del destino mi ci sono trovato, ma ci sono due alternative profondissimamente diverse. E un'alternativa significa che noi punteremo sulla sanità pubblica per offrire a tutti le stesse cure, a prescindere dalle condizioni economiche, uguali opportunità di cura, perché noi punteremo sullo sviluppo del territorio. Dico territorio, non ambiente, perché ambiente ormai è una parola che è stata inquinata, anche la parola, perché ormai la considerano una fisima radical chic. Io parlo del territorio di questa terra. Anche questa terra è molto diversa, è radicalmente diversa, è totalmente diversa se vinciamo noi o vincono loro. Ma soprattutto penso che sia completamente diverso se vince uno schieramento, se vince l'altro, l'identità stessa della Liguria. Ecco, io penso che sia stato un errore, o comunque si sia appropriato il centrodestra della parola, del concetto di identità. L'ha fatto una sua bandiera. Non è vero, perché l'identità è anche una bandiera nostra. Però la intendiamo in un modo profondissimamente diverso. E che cos'è l'identità dei Liguri? E qui mi ricongiungo a quello che volevo dire a proposito dell'Europa, perché volevo dire, noi ci chiediamo molto all'Europa, adesso arriveranno miliardi e miliardi, ma sarebbe anche giusto che noi ci chiedessimo cosa possiamo dare noi all'Europa. Ecco, qui mi ricongiungo. Allora, noi possiamo dare all'Europa
quello che siamo e la nostra identità e quello che siamo stati. Cioè è importantissimo e fa parte della nostra cultura, della nostra identità, e anche credo sia importante che faccia parte dell'identità europea questa nostra identità, che è fatta di contrasti, come siamo fatti di contrasti noi, che siamo terra e mare, questa identità fatta di radicamento molto forte, ma di slancio verso le intraprese, verso i viaggi, verso le scoperte. Questa identità fatta di contrasto tra la praticità e invece un forte sentimentalismo che noi abbiamo, perché siamo noi liguri, siamo fatti così. Questa identità che è in contrasto tra riservatezza e invece senso, una cultura fortemente cosmopolita, perché noi liguri siamo una delle regioni che ci siamo più aperti al mondo proprio nonostante fossimo chiusi, o forse siamo diventati chiusi per la paura del cosmopolitismo che abbiamo coltivato, non lo so. Ma soprattutto quello che più di tutto, secondo me, fa parte della nostra identità, che dovremmo portare in Europa e dovremmo difendere in queste elezioni, è questa capacità di coltivare la vita con dimensione collettiva, solidale. Noi liguri siamo gente chiusa, siamo gente burbera, ma concepiamo la vita in modo collettivo e per conseguenza solidale. Questo è il nostro patrimonio ed è messo in gioco in queste elezioni. In queste elezioni, dopo 5 anni in cui il totismo ha messo radici, rischia veramente di stravolgere questo aspetto della nostra più intima identità, il fatto che noi viviamo insieme con gli altri, non lasciamo nessuno indietro e siamo un popolo solidale. Questa è la nostra cosa più bella, la nostra bandiera. Ecco, allora io concludo con questo. Non so se vinceremo, ma vorrei che almeno questo, riuscire a fare in modo che fosse chiaro a chi vota che sulla scheda non deve mettere la croce su Sansa o su Toti, su centrosinistra o su centrodestra, ma deve mettere una croce su 2 idee opposte di Liguria. E direi ancora di più, deve mettere la croce su 2 idee opposte di se stesso. Votando il 20 e il 21 settembre, i liguri decideranno, ogni ligure deciderà chi è. Per questo queste elezioni sono fondamentali, per decidere chi siamo. Grazie.